Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, cioè non è anti-ucraino. Aspetta questo, che vediamo un'altra, poi Rosalba da Mosca ci dice qual è il clima là. Sì, no, infatti, esatto, non è aumentato non quello aumenta russo. Quello filo russo. Viceversa, se andiamo a vedere i favorevoli e i contrari alla guerra, abbiamo queste percentuali che sostanzialmente tra febbraio e marzo 34%, contrari 45%, non so 21%, e l'ultima che vi mostriamo, ma che è forse una delle più interessanti, che riguarda che cosa succede nel mondo, la percezione della Russia come nemico, Regno Unito 65%, la media UE, arriviamo al punto, è 54% della percezione della Russia come nemico, l'Italia sta al 39%. Grande punto di domanda sul perché e per come, Rosalba da Mosca, vai. Questa settimana c'è stato anche un altro sondaggio dell'European Council on Foreign Relations che definiva l'Italia proprio un caso anomalo, perché da noi le percentuali di sostegno all'Ucraina si attestano intorno al 30%, mentre nel resto dell'Occidente sta sopra il 50%, se non addirittura al 70%. La Russia è consapevole di questo, lo dimostrano anche le recenti dichiarazioni di Maria Zakharova, la portavoce del ministro degli esteri, che nei giorni scorsi non ha esitato a infilarsi nella diatriba fra il Silvio Berlusconi e Volodymyr Zelensky per appunto prendere le difese del cavaliere. Ci percepiscono come anello debole dell'alleanza occidentale. Ci percepiscono o lo siamo, Rosalba? Esatto. E probabilmente lo siamo, anche lo dimostrano appunto le dichiarazioni di Berlusconi, anche se su questo ci vuole un po' di cautela, perché gli stessi russi sono un po' realisti, nel senso, in passato ad esempio abbiamo avuto la coalizione giallo-verde che doveva essere molto filorussa e addirittura nel suo programma elettorale aveva inserito la revoca delle sanzioni, cosa che non è successa. Per cui loro guardano appunto con molto realismo alle prospettive delle relazioni con l'Italia. Quello che sicuramente fa comodo è che tutto ciò destabilizza, se vogliamo, il fronte occidentale. Certo. Ricordiamo che nel discorso di Putin, quasi due ore di discorso, cita soltanto l'Italia tra i paesi esterni alla guerra. E questo cosa noi vuol vi dire? Abbiamo aiutato durante la pandemia. Come lo commentate voi? Beh, due un flash insomma, questa. Diciamo, ci sarebbe da discutere su quella famosa andare in Lombardia a produrre il vaccino, diciamo, cioè, tra le altre cose, quello servì loro per produrre arrivarono lo scudo. più civili però che noi, che però noi all'epoca. Davvero in maniera, mi permetto di dire, sconsiderata, ci aprimmo a questa tradotta militare che da pratica di mare attraverso tutto il paese, con milioni di italiani chiusi nelle case per andare in Lombardia. E che fu finanziata dal governo italiano. Eccolo, adesso andiamo da stare, ma rivediamo il sondaggio un secondo, perché vedo che il direttore Tarquinio e anche Fabri qualcosa su questo vuole dire, poi vediamo il fronte russo. Ci ridate quei dati, l'Inghilterra è il paese, no questo, quello più anti-russo, diciamo. Questa è la normalità della normalità. Mentre è la storia profonda mentre appunto Regno Unito e USA si capisce il perché, l'Unione Europea sta al 54%, perché l'Italia sta al 39%, Tarquinio, secondo te? Ma io credo che